No, io lo dicevo su, sono stato prima con altri intenti. Quello che a me fa piacere è che, come ho sempre detto dalla prima partita quando eravamo ad Ascoli, che c'è un processo di crescita, che c'è un percorso di crescita. Penso che anche oggi la squadra rispetto alla partita di Roma abbia messo ancora più minutaggio rispetto a Roma. Ho detto che questa vittoria va dedicata a quelli che vanno in tribuna, ai giocatori che non entrano, perché io ho una rosa importante e la forza di questo gruppo è proprio questo, cioè nel senso che durante la settimana i giocatori sanno che c'è 12 devono andare in distinta di over e 8 devono andare come under, quindi sanno, noi siamo 19 over e quindi durante la settimana ci sono tanti tagli che vanno in tribuna e questo a me dispiace. Anche oggi ribadisco Barbetta, Marino, Spinelli, sono giocatori importanti che l'anno scorso hanno contribuito a un campionato importante. Oggi non è entrato Vesi, non c'era Sasa D'Angora che non è al meglio della condizione, quindi non c'era Bartoli, è una rosa ampia, grande, e io la dedico a tutti coloro i quali non stanno giocando per il momento, che avranno sicuramente modo e tempo di potersi mettere in evidenza. Questo le fa capire quando ci tengono a poter giocare, quindi se uno sorride vuol dire che non ci tiene, se uno invece ha la faccia triste vuol dire che ci tiene a questa maglia, a questa piazza e a poter giocare, quindi mi fa piacere che lei ha potuto notare che avevano faccia. Durante la settimana, siccome sono dei professionisti e sanno bene che in un contesto che si vuole fare di importante, sanno benissimo che non tutti, altrimenti l'Inter, il Milan, la Juve che fanno, sono in tanti, e questa è una realtà, se quella è una realtà di Serie A, questa è una piccola realtà, ma sicuramente grazie alla società che mi ha messo a disposizione una rosa ampia, durante la settimana, in base a degli allenamenti, in base al tipo di squadra che andiamo ad incontrare, noi andiamo a mettere insieme al mio staff la formazione migliore. Ecco, però, poi a volte può venire bene, a volte non può venire bene. Se oggi vogliamo notare, oggi sapevamo di incontrare una squadra importante che fa del palleggio e sono 3 anni che giocano insieme e quindi è una buona squadra. Io comunque sia in casa, siccome sapevo l'importanza, la spinta del pubblico, ho fatto una squadra in difesa tutta under, ho messo Lazic, ho messo Postiglione e ho messo Mazzei. Questo per farle capire quando io volevo vincere questa partita, pur rischiando di mettere 3 under in difesa. E mi sono giocato un gol in mezzo al campo, che di Sabatino penso che sia stato uno dei migliori giocatori in mezzo al campo. Quindi questo fa capire la nostra mentalità. Noi vogliamo cercare di imporre il nostro gioco. A volte ci riusciamo, a volte no. Ma questo è solo sempre merito dei giocatori che si applicano durante la settimana e durante le partite. Io sono più contento del primo tempo. Non perché il secondo, anzi abbiamo fatto 2 gol, abbiamo avuto più occasioni. Ma forse nel primo tempo abbiamo dato proprio l'impronta di una squadra che voleva, che domina, una squadra che è importante. La partita di Roma, una squadra che ha dominato il gioco. Una squadra importante che ha saputo leggere, come dico sempre, la partita, ha saputo quando doveva decelerare, capire quando doveva accelerare, capire quando gestire. Questa è l'impronta di una squadra che vuole fare qualcosa di importante. Jabou, non sono d'accordo, sono convinto che invece rispetto alle altre prestazioni è stato bravo, però proprio in virtù che volevamo chiudere la partita perché stavamo facendo una partita importante, ho ritenuto di mettere degli attaccanti mettendomi là in mezzo Moro, che stava spingendo tanto nel primo tempo, invece là in mezzo mi dava un po' più di filtro, un po' più di sostanza. È un professionista abituato a calcare campi importanti e a stare in rose ampie e numerose, sa benissimo che la concorrenza è leale, fa solo da stimolo alla domenica, quindi Matteo è un professionista, sa bene che ogni allenamento deve dare il massimo. Oggi è in campo e secondo me, per me ha fatto non una bella prestazione, di più, perché si è sacrificato, ha lottato là davanti in mezzo a 2 centrali difensivi e quindi io sono più che convinto che Matteo arriverà nei gol di Matteo, perché Matteo non si discute assolutamente. Mi dispiace dirla, ma la partita l'abbiamo sempre tenuta noi in mano, abbiamo sempre cercato sempre noi di non di finalizzare, siamo sempre arrivati negli ultimi 20 metri, è mancato sempre quel guizzo, sempre quel, ma non perché Matteo non abbia fatto bene. Nel primo tempo, come diceva il suo collega, penso che la squadra è arrivata molto, ma molto, molto davanti. Poi io non parlo mai degli arbitri, non parlo mai, perché sicuramente sono bravissimi.
però molte volte esatto. Noto questo che magari a volte sul nome, pesa il nome, so che le mani pesa il nome. Un po' da, ecco, solite voi, però a volte può incidere in dei centimetri anche. Insomma, rispetto all'anno scorso eravamo molto più in centimetri, eravamo molto più bassi rispetto adesso che si sono alzati, e poi sono delle situazioni 27-28. Non so, non li ho contati. Comunque, grazie, veramente grazie, perché voi, anche voi siete importanti, anche voi rispetto magari alle prime domeniche dove ci si aspettava sempre, adesso anche voi state dando giusto lustro a questi ragazzi che sono dei professionisti seri. Vi posso garantire che loro conoscono, sanno l'importanza di questa piazza, sanno quando il pubblico tiene a ritornare nel calcio che conta, si allenano sempre da professionisti, e ringrazio anche voi che siete, gli date lustro a questi giocatori. Thank you.